Fino a ieri funzionava, oggi deve dare fastidio. Allora, sono fortissimo. Ma smetti che c'è 30 anni. Ma che vuoi? Sto facendo incantesimi. Basta. Ma ha funzionato, ma tu riesci? Sì. Reparo bronchite. Non credo stia funzionando. È passato tutto. Ciao ragazzi. E come sempre devo dire che le mie intro sono mozzafiato. Eh? Sì. Molto credibile. Abbiamo con noi... Non riesco a parlare. Dalila, detta anche il procione nano. Non è vero, il procione nano non c'era. Vabbè, un po' nana sei. Oggi ragazzi andremo, pensate, ad assaggiare le Pringles mai visto prima nel mondo. E poi daremo anche un voto da 1 a 10 oppure da 1 a 5 stelle. Scegli tu. 1 a 5. Perfetto. Queste sono abbastanza classiche, cioè ho trovato queste. Però se dovessimo riuscire ad arrivare a 15.000 like, quindi abbastanza improbabile, faremo una seconda parte con quelle tipo strane, perché le ho già trovate, quindi basta che me lo dite, vi porto quelle al gusto muschio. Non posso ridere, è proprio bloccato. Questa è la mia vita, scusate. Iniziamo dal classico. Ho dei problemi. Pringles classico, come ho detto, letteralmente, cioè proprio il gusto basico, no? Potrei dire tante cose sulle Pringles, un'azienda che esiste da 40 anni. Ho sparato un numero a caso. Ma passiamo alla prossima. Gusto pizza, che effettivamente è già un po' più comune, no? Classico, pizza. Comunque spiego proprio di merda. Tra l'altro pizza flower. Eh? Il gusto. Ah, gusto pizza vuol dire... Credevo fosse un ingrediente magico. Altro gusto che secondo me fa abbastanza cacare a spruzzo i deretani dei babbuini molto irritati. Ketchup. Non lo so. Vi dico la verità, secondo me fa veramente schifo. Però, già che c'era, no? L'abbiamo preso e lo proviamo. Ho un ictus in corso. Sour cream e onion. Quindi essenzialmente dovrebbe essere crema e cipolla. Questa anche non l'avevo mai vista, sono sincero. Quindi magari è buona, magari anche questa fa vomitare gli ippopotami. Gusto paprika. Questa raga secondo me un bijou. Deve essere deliziosa o magari una cacata, perché paprika non piace a tutti. A te piace? A me non piacciono pure le Pringles. Che cavolo ci fai a fare qua? Non l'hai chiesto. Io, cioè, boh. Texas BBQ. Prima volta che la vedo. Magari voi le conoscete tutte, ma raga, a quanto pare abitiamo nelle grotte insieme a Batman, quindi non le avevo mai viste. Questa immagino sia abbastanza piccante. Buono così. Queste proprio sicuramente sono buone. Le Flame Spicy. Spicy. Queste sicuramente sono piccanti. Ci sono fiamme ovunque, il peperoncino, queste... Gusto è mentale, raga. Allora, a me il formaggio non è che fa impazzire, quindi potrebbero essere buone, ma allo stesso tempo... Passiamo a quella che ho fatto vedere prima, cioè la Smoky Bacon. Smoky Bacon affumicato. Madonna, raga, fortissimo, dai. Ci sono arrivato prima di te. A me il bacon piace un sacco, quindi... ma ripeto, si vede purtroppo. Va bene, sì, esatto. No, no! Cosa mostri? E infine, raga, passiamo hot e spicy. Anche questa probabilmente ci ammazzerà la vita. Ma dopo l'orsetto con mosso super piccante, ma che me frega. Si aprono. Grazie mille. Alla vostra, raga. Madonna, butta. 5 stelle. 3. Cosa avevo detto prima? Cioè, raga, palese come il piscio la mattina. Devo soffiarmi il naso. E se no non sento i gusti. Direi di partire con il gusto pizza. Ma che schifo. Io qua mi sa che devo dare per forza di cose 2 stelle, raga. Non mi piace. 2 anche io. Ma orribile. Una pizza che è stata calpestata dai piedi di un vichingo che aveva le
unghie sporche e le verruche col pus. Mi piacciono le piante dei piedi larghe. Gusto ketchup, che tra l'altro stiamo facendo come prima. Stiamo facendo prima. Vuoi vedere che sono uguali? Vai! Ma sta a raffreddare, ma sento tutto strano. Anche qui io do 2 stelle. Una. Allora, peggio della pizza. Mi brucia già lo stomaco. Ottimo. Proviamo queste qua, che io reputo migliori. Anche perché peggio di quello, veramente, devi cagargli dentro. No, 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 no. Vai. No, sa di piedi. Vabbè, per un altro. Chilo in più, chilo in meno ormai. Ma ci sto, può essere anche ASMR, aspetta un attimo. Con la scusa mangi intanto. Ma basta, le mangiate 6 già. Stavo facendo ASMR. 4 e mezzo. Ci sta, raga. Mi piacciono. Approvate. 3. Texas BBQ, raga. Questa qua sembra carica di polverina nera, quindi pepe, essenzialmente. Che potrebbe essere polvere da sparo, altrimenti. Dai. 4. Su 5 ci può stare. 2. Cioè, mi passa la voglia di vivere. Adesso mi lancio dalla finestra e scorreggio. Gusto Emmental? Va bene. Che dicevo? Emmer. Va bene, lasciamo perdere. Ci stanno, 5. Te la butto lì. Mi piacciono un sacco. 4. Raga, solo per questo o like o sta per finire il mondo, ve lo dico. Ma proseguiamo. Gusto paprika. Stai scegliendo tutto tu. Va bene. Un po'. Diciamo che si sente. Tu ti stai per sciogliere. Qua io darò 4 stelle. 3. Il 3 è fisso, Passiamo alle bacon. Secondo me queste non sono male, raga. Ve lo dico. Ma perché devi aprirle? Ora ho capito. Perché anche io sto avendo problemi. E ho detto tutto. Allora è buona. Queste ci stanno. Se dai 3, c'è qualcosa che non va. 4 e mezzo, raga. Queste ci stanno. 5. Okay. Basta togliermele, c'ho fame. No. 5. Stavo scherzando. Troppo buone. Ne mancano soltanto 2. E sono le peggiori, probabilmente. Non a livello di gusto, ma di piccantezza. Le spicy BBQ e le hot spicy. Il che vuol dire che una è piccante come le bestie e basta. L'altra è piccante come le bestie con salsa barbecue. Quale vuoi? Tanto, moriremo comunque. Non sono piccantissime, dai. 3, 2, 1. Tutto giù. Tutto giù un pezzettino. Dai! Che schifo, sa di palle. Ma scusa, che palle quel... Questo video sta... Oh, sa di sudore. Il tuo sudore. Pensa che questo sia di palle, però... Sudore. Palle sudate. Che schifo. Vi chiedo scusa. 3 e mezzo. Perché comunque senti più il piccante che il resto. Vabbè, no, dai. Zero, sono meno 4. Sei bugiarda. Queste probabilmente saranno un po' più buone di quelle perché hanno anche la salsa barbecue. In teoria. Mi fa male lo stomaco. Beh. Mi andavo a vomitare. No. 3, 2. 3, 2, 1. Vai. Oh, sarà che sono raffreddato, non sento un pene. Anzi, non sento un polpaccio. Sta morendo. 2 e mezzo. Non mi dicono nulla, sono solo più... 0. Le 2 piccanti, 0. Terribile. Aspetta. Dove va? Che ti sei presa davvero il latte? Qualcuno mi può aiutare, per favore. Confermo che quelle bacon ed Emmental sono le più buone. Fatemi sapere la vostra. Abbiamo assaggiato 10
Se voleste altri episodi con Pringles ancora più particolari, ho visto tipo Minecraft. Boh, fatemelo sapere, ma soprattutto arriviamo a meno 15.000 like. Detto questo, ragazzi, io direi che prima di concludere, come sempre, andiamo a salutare Zarkozd. Lo sapevo. Zarkozd Z. Ma che schifo, ma è umido. Ma fai cagare, ma ti sei smocciolato addosso. Ma fai... Allora, c'ho il catarro pronto e te lo sparo, Dai, italiano. Fabio Fauci. Allora, user. Allora. Z, D, S. Ma basta, non è un codice fiscale. User. È Jared. Jared. Fauci. E il vincitore di oggi? Jared. Jared. Tutti, nel dubbio, prima era Jared. E ragazzi, vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Instagram, Facebook, quindi se vi va. Seguite. Lasciate un mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per sotto. Guardate. No. E ragazzi, come sempre, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Dammi una patatina che così chiudo. Basta. Devo chiudere il video. Devo mangiarla sicuro. Devo chiudere. Ciao ragazzi. Ci sono mai gli stessi due cazzotti, no?